Allora, vedete ragazzi, i nostri camion d'epoca non muoiono mai perché qui vediamo un carro agricolo autocostruito in casa con un vecchio camion tagliato, potrebbe essere o un 6,50 o addirittura un 6,42. Adesso appena si avvicina lo vediamo meglio. Come vedete hanno tagliato la cabina, recuperato la sale posteriore e per l'appunto hanno fatto questo robustissimo carro dove vi assicuro che ho caricato anche 80 quintali, giusto per far capire quanto robusto è questo vecchio telaio, dove hanno recuperato comunque il ribaltabile che lo fanno andare con il gardano, insomma la presa di forza che c'è sul trattore che si utilizza per gli altri attrezzi agricoli. Vedete? Questa era la vera società del consumismo. La roba finché non era consumata, inutilizzabile, non si butta via. Guardate che bello, basterebbe colorargli un attimino le sponde e diventa un vero e proprio gioiello. Quindi anche per oggi vi ho portato questa chicca, il nostro camion d'epoca italiana trasformato in carro agricolo.